Oh shit, okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just... Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Loris98. Meno male che sei, grazie che si è fermato il pullman, così posso parlare. Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video ragazzi sul canale. Un video che veramente sarà impegnato per tutta la settimana praticamente, perché come potete vedere in questo momento ci siamo qua alla stazione. Sapete già cosa andremo a fare, una bellissima vacanzina tutti assieme su questo meraviglioso pullman che adesso vi faccio vedere. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? C'è doppio piano praticamente, e addirittura con tanto di rimorchio dietro. Cioè, una figata pazzesca. Romantic tour, una roba incredibile. Adesso ando un attimo a farvelo vedere meglio. Una roba incredibile. Già un tour di romantic tour, infatti, per l'occasione. Doppio piano, ecco qua. Questo è il piano di sotto e qua c'è il piano di sopra. Una figata pazzesca. Romantic tour. E qua giustamente vedete che è stato preso dall'Europa Park praticamente, ragazzi. Cioè, vabbè. Tanto vabbè, siamo qua in così pochi per adesso. Siamo praticamente i primi e poi dopo ci vedremo con tutti gli altri. Vi farò vedere anche l'interno del pullman, perché questo veramente è una figata. A dopo. Allora, eccoci. Siamo in viaggio. Abbiamo appena passato il casello praticamente. Questo qua è quello che si può vedere intanto davanti. Nel frattempo è quello che si può vedere chiaramente dietro. Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti, ciao Linda, ciao Linda, un bellissimo video sul mio canale ragazzi, eh sì, eccolo, va bene, vabbè, grande viaggio è iniziato ragazzi, a questo punto ci vedremo più avanti, vabbè, dai, dopo. Qui ragazzi, come vedete, 1:38 e siamo quasi arrivati praticamente alla nostra meta. Cioè, per la gente che fa lo scuole a Paragelato, Trieste. A Trieste in giù. Vediamo un po' come si può vedere da questo romantic tour. Chivasso, ovest. Chi è Chivasso? No, ecco. Chivasso. Chivasso. Chivasso Ovest. E qua c'è anche Luca Squicciarini, chiaramente. Ciao. Tutti gli altri dietro sempre, vabbè. Il panorama di dietro che si vede. Qua Ovest Chivasso. Una roba stupenda, ragazzi, davvero. Con tanto di telecamera anche questo bus, questo pullman qua con tanto di telecamera. Doppio piano. Anche perché sotto c'è l'autista, ragazzi, quindi proprio sotto qua. Figata pazzesca, il nostro viaggio continua. Ci vedremo a Pragelato. Pragelato. Siamo dentro, effettivamente. Siamo dentro Pragelato, ancora 11 minuti e arriveremo praticamente al nostro Club Med, dove alloggeremo per questi giorni. Qua vediamo un po' intanto il panorama di Pragelato. Giusto qualcosina, qualche montagna. Un po' di, ecco, buona vista che si vede. Vabbè dai, direi che ci vediamo là, scarichiamo e ci vediamo dopo. Siamo arrivati ragazzi. Eccoci qua. Club Med Pragelato. Sestriere, questo è il punto cruciale. Poi vi faccio vedere un po' quello che c'è qui. Ecco, vediamo già il primo impianto qua di Pragelato, la funivia Petemush Anfiteatro, con tanto di pista. E questo è tutto il Club Med
Là c'è anche Riccardo, ciao Ricky. Ed ecco gli impianti là sopra che si vedono. Una seggiovia che si vede là sopra praticamente. E niente, questo è il posto in cui alloggeremo, Club Med di Pragerato Sestriere. Questo è il punto cruciale. Momento della cena qua. Primo piatto. Già arrivato, gnocchi praticamente. Questo è il locale. Il ristorante, diciamo così. Ristorante Piemonte. E qua, vabbè, ci sono tutti gli altri. Saltini. Eccolo. E qua i nostri anche ragazzi qua del tavolo, eccoli qua. Dove sta Rocci? Ecco Stefano. Che sta filmando. Ah, bada, ciao. Tutto bene, grazie. Mangiato bene? Vabbè, bene. A questo punto buon appetito veramente. Qualità qua gastronomica. Perché no. Bada. Vabbè, buon appetito, dai. Iniziamo con questo room tour della stanza praticamente con il nostro Nicolai che vuole farci come ospite, diciamo così. Allora, questa è la stanza, praticamente la 1A. Se ne sta andando, mi sa che non vuole fare tu con me. Vabbè, entriamo ragazzi, vi faccio vedere com'è la stanza. Allora, la porta è già un pochino dura, ma comunque, ecco, quando entrate c'è questo. Non lasciare fuori la chiave, mi raccomando. Sembra che Nicolai non voglia fare il tour con me. Allora, entriamo dentro. Questa, come vedete, quindi è la porta. Silva Bella 1A. Praticamente questa è la piantina della nostra stanza. Qui, come vedete, c'è il corridoio. Questo. Avanti, dimmi, qui abbiamo un ospite che ci sta suonando in questo momento, Nicolai. Grazie che sei venuto. Qua abbiamo il tour del bagno. Vabbè, semplicissimo bagno. Come vedete, doccia, tutto compreso, va bene. Non ci stiamo troppo tempo all'interno del bagno. E Nicolai mi ha lasciato aperta la porta, ragazzi, non ci fate caso. In bagno, mi dispiace. Però Nicolai se ne va un'altra volta. Vabbè. Ciao ragazzi. Ciao. Vabbè, andiamo avanti noi con il room tour della stanza. Vabbè, comunque qua abbiamo quindi una parte di stanza che possiamo vedere con tanto di armadio. E poi qua c'è effettivamente la camera. Questa, come potete vedere, è la stanza. La stanza con tanto di due letti, si presenta quindi così, due letti, televisione e poi abbiamo un'altra porta lì, che probabilmente è la stanza comunicabile. Niente ragazzi, che vi devo dire? Questo è praticamente il tour della stanza, quindi. Detto questo, direi proprio che per questi primi video di questa giornata veramente intensa del tutto il viaggio, prima abbiamo fatto l'inizio serata, poi la Santa Messa e tutto quanto, direi che a questo punto chiudiamo questo video e io vi auguro una stupenda serata e ci rivediamo domani con la giornata del lunedì. Detto questo, allora chiudo qua. Buona serata a tutti e alla prossima. Mi sono dimenticato di dirvi che quest'anno dormo con Michele Cantoni, praticamente, insieme ad Agandoni! Sì, ragazzi, per quello che ci sono due letti. Questa è la nostra stanza doppia, praticamente. Quest'anno dormo con Cantoni e questa è la fortuna, proprio una vera fortuna questa qua, eh. Vabbè, detto questo, magari metterò questo video allora dopo quello che avrete visto del room tour per aggiungere questa cosa. Basta così, chiudo qua, buona serata a tutti, a domani! Allora, benvenuti in questo secondo giorno venite della vacanzina. Super Loris. Loris 98. Mario. Ciao Lucia. Ciao Saltini. Saltini. Ci siamo, secondo giorno. Nuova gita e siamo pronti. Si sale. Fermi. Primo impianto che abbiamo lì, Conca del Sole, quello.
quello con cade il sole, che va su là. Sì, al sole proprio, va. Va al sole, da giù. Arriva, 1500 metri, mi ha detto le informazioni riportate sulla mappa di Pragelato. Quindi quello è con cade il sole, che parte da lì e va su là. E poi lì invece c'è la funivia Petemush, anfiteatro, quella lì. Qua al laghetto, ragazzi. Linda dei Scogli è un gruppo, Linda Milano. Ah, c'è un gruppo, sì. Poi ci sono anche i pesci che ti mordono la nuca. O un lago di merda. Poi i ranchi. Ma che pesci, ragazzi? Ma che pesci? Ecco. Fai il video. Ecco, intanto vediamo. Non c'entra un cacco. Non c'entra un cacco. Loris, dai, rifai il video. Poi fra. Hai detto della cena di ieri? Sì, la cena di ieri è vero, non era proprio il massimo, non era il top. Anche la notte qui in Cantonica Russa. Cioè, commentate sotto per dire la vostra sulla cena di ieri, no, per decretare, ieri perché veramente era... Ieri sera cosa hai fatto? Allora? Niente di particolare, ieri sera ieri serata sera. Canti praticamente. E poi vabbè. A Gandoni, eccolo. Finito il pezzo del video, dai. No, come ho finito il pezzo del video, che sto vedendo tutta la cimale di gente che c'è, ragazzi, guardate. La gente si annoia a guardare un video di un'ora. Beh, non lo faccio mica da un'ora. Adesso diciamo che faccio i tagli e ci vediamo più avanti. Siamo qua al rifugio, Troncea praticamente, un tanto di montagne all'orizzonte. Qua. Fino a qua ci siamo arrivati perlomeno. Fra? Fino a qua ci siamo arrivati, Siamo arrivati, Gianni. Mo'? Quando mangiamo? Guarda quante montagne che ci sono. Un sacco. No! Arriva, ha fatto la battuta, ragazzi. Ho fatto la battuta. Mannaggia la battuta che ho fatto. Scusa. Uè, Milo! Così, con tanto di cascata, la nostra gita prosegue. Entrate sulle montagne qua. Una cosa stupenda. Ecco un altro. Bene. Che bello. Che bel panorama, sì. Qua mi sa che bisogna tagliare perché poi. Proprio un cassone. No, no. No. Bene, ragazzi. Direi che possiamo concludere quasi questa giornata. Sempre qua in quel di Pragelato, perché come vedete stiamo raggiungendo la località dove siamo alloggiati, quindi Petemush. Questa è la seggiovia vecchia, da quel lato lì. E adesso quindi raggiungeremo Petemush e il nostro Club Med, dove poi stasera effettueremo una serata cinema. Chissà cosa vedremo di bello. Intanto c'è anche Nicolai davanti. E poi ci sono anche loro. Catalina e Penelope. Che praticamente siamo gli unici ad essere qua in ultima fila, perché tutti gli altri se ne sono andati a quel paese. Proprio al paese se ne sono andati. E qua, vabbè, sempre lì
l'impianto. Non so se faremo quella strada lì, perché probabilmente quel sentiero lì porterà da qualche parte. Magari ci passeremo sotto quell'impianto, chi lo sa. Vabbè, detto questo, non mi resta che dirvi che magari ci vediamo alla fine di questa serata o domani con i prossimi video di questa vacanza. A dopo.